Lanciana, la scomparsa di Mario, credo, non solo nel mio caso, ma nel caso di molti, ha lasciato tutti attoniti, ha lasciato un senso di vuoto, ha lasciato una sorta di smarrimento, come quando scompare qualcuno che è espressione di vita profonda, di allegria, di capacità di creare grande arte. Come nel caso di altri, ho voluto onorarlo prendendo in mano spray, pennelli, inchiostri, e avevo intenzione di produrre questo murales, questo lavoro che vedi al mio fianco, per posizionarlo, installarlo in qualche muro qua di Brianza. Però ho capito che Mario non poteva vivere sul muro di Brianza. Mario doveva vivere sul muro d'Abruzzo, sul muro bussese, doveva vivere a casa sua, perché è lì che il cuore della sua arte, è lì che il suo cuore, è lì che sono i suoi affetti, è lì il nucleo di tutto quello che lui ha fatto e ha poi sviluppato, non solo a livello locale, ma a livello molto più generale. E pertanto mi sono riproposto di non installarlo in quest'angolo di Brianza, ma di portarlo a Bussi e quanto prima di consegnarlo personalmente. Colgo l'occasione anche per farvi gli auguri, per farti gli auguri a te, a tutta la famiglia. So che è stato un Natale difficile senza Mario. Spero che questo piccolo omaggio inadeguato, quello che Mario è stato, alla sua arte, alla capacità di creare allegria facendo musica. Il suo jazz era principalmente uno stile di vita. Dicevo, spero che questo lavoro possa in parte, seppur piccola, lenire il